Davide scrive, dice: date grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Alleluia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, ed è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo. Alleluia. Non so quanto entusiasmo dà a voi questa mattina. Noi siamo il suo popolo. Al di là del passaporto, al di là della nostra provenienza, noi siamo il suo popolo. Ed è quello che conta più di ogni cosa. Noi siamo il gregge del suo pascolo. E poi, verso 4, dove noi cantiamo questo canto questa mattina, prenderò del tempo per parlare in modo più profondo intorno al verso 4, dice: entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà è per ogni generazione, dai bambini fino a quando diventeremo vecchi. La sua benignità è per ogni età, è per ogni generazione, e riconosciamo che Dio è Dio. Alleluia, grazie al Signore. Potete stare comodi, potete stare comode. Alleluia. Questa mattina voglio dare titolo a questo sermone. Non è una parola italiana. Shekinah. Ovviamente nella lingua italiana non troverete mai questa parola. Nella lingua inglese non troverete mai questa parola. Ma la troverete nella lingua ebraica. Shekinah. Il salmista Davide, nello scrivere questo salmo, ovviamente lui fa riferimento a qualcosa che ovviamente avremo riscontro, lo commenterò insieme a voi nel Nuovo Testamento, ma il salmista Davide, facendo riferimento a Salmo, quindi parlando del Salmo 100, lui fa riferimento a qualcosa della quale lui era abituato, ed è nel tabernacolo. Quando Davide dice: date grida di gioia, esultate, lodate il Signore, adoratelo, usa, ovviamente uso delle parole che sono simili a quelle che noi abbiamo letto, servite il Signore con letizia e venite davanti a Lui con canti di gioia. Ovviamente di cosa stava parlando? Stava parlando di quando il popolo di Israele si avvicinava verso il tabernacolo. E per chi non lo sapesse, il tabernacolo era qualcosa di maestoso, ed era qualcosa che era stato, come dire, un ordine che era stato dato a Mosè sul monte Sinai. E lo scopo del tabernacolo era quello, come dire, affinché Dio potesse incontrare il suo popolo. Era un luogo ben definito, era un luogo trasportabile. Pensate che per circa 40 anni nel deserto il popolo di Israele smontava tutto e rimontava tutto nel luogo dove loro dovevano fermarsi per un certo tempo. Il tabernacolo o santuario mobile era il luogo dove Dio aveva, come dire, l'aveva chiamato la tenda del convegno o della convenienza, il luogo dove conviene che il popolo sia. Amen. Alleluia. Amen. Le mura, o meglio dire il velo, la tenda che copriva tutto il perimetro, era alta circa 2,5 metri, come voler dire: non c'è tempo per distrarsi quando siamo nella presenza del Signore. Non c'è tempo per, come dire, guardare a est, a ovest, a nord o sud. Nel momento in cui noi siamo nella presenza del Signore, è tempo di lodare il Signore, è tempo di gioire. Mentre noi stiamo andando verso la casa del Signore, è tempo di avere entusiasmo, è tempo di mettere da parte quello che faremo, quello che vorremmo fare domani, è tempo di mettere da parte
ricorda il giorno di ieri, perché oggi è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Alleluia. È tempo di non guardare indietro, ma è tempo di contemplare al presente. Alleluia. La tenda della convenienza. Ed era, come dire, questa tenda, quello che veniva così come chiamato tenda di convegno, era il luogo dove c'era la comunione, dove c'era l'incontro fra Dio e gli uomini, e ovviamente anche le donne. Ed è ovvio che quando il salmista dice di entrare, di riconoscere che l'Eterno è Dio, è come dire non guardare all'altezza degli uomini, guarda verso l'alto, riconosci che l'Eterno è Dio, riconosci che ancora oggi tu hai l'opportunità e il privilegio di poter avere comunione con Lui. Alleluia. Amen. Tabernacolo, c'era il cortile ed era il luogo dove Dio incontrava il suo popolo, e questo lo leggiamo nel Salmo 133, che è un salmo che sicuramente molte volte abbiamo letto, abbiamo sentito parlare, ed è un salmo dove spesse volte è stato menzionato, dove dice: quanto è buono e quanto è piacevole che fratelli dimorano insieme in unità. Amen. Ed era quello che accadeva nel tabernacolo. Amen. Andavano in unità, alleluia, e lo scopo era quello di adorare il Signore, era quello di ringraziare il Signore. Ma sapete, non per il privilegio di essere in quel luogo, ma nel tabernacolo c'era l'opportunità di chiedere perdono a Dio, e c'è il privilegio di ricevere il perdono da Dio, c'è l'opportunità di elevare dei profumi al Signore per adorare il nome del Signore, e c'era la tavola dei pani. Quando noi adoriamo il Signore, Dio ci dà benedizioni spirituali e oltre la manna che scende dal cielo. Thank you Jesus. Alleluia. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, e che scende fino all'orlo delle sue vesti. Come dire, quando noi siamo nella presenza del Signore, Dio ci benedice dalla testa fino alla pianta dei nostri piedi. Quando noi siamo nella sua presenza, Dio ci avvolge, Dio ci copre. Ma lascia che ti dico una cosa: non dipende da Lui, dipende da noi. Se noi lo adoriamo, alleluia, se noi facciamo gridi, esterniamo grida di gioia, letizia, alleluia, abbiamo entusiasmo, certo che Dio ci benedirà, alleluia, certo che Dio ci avvolgerà con la sua benedizione. Amen. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Perché? Perché quando il popolo è riunito insieme, dice, è lì che l'Eterno ha comandato. Alleluia. Le sue benedizioni. Amen. E la vita in eterno. È come dire, quando noi siamo nella presenza del Signore, Shekinah vuol dire lì io sono, alleluia, lì io sono. Quando i miei figli mi adorano, dice il Signore, io sono lì insieme a loro, io li incontrerò, io li benedirò, io risponderò alle loro preghiere, io li guarirò, io li prenderò per la mano e li guiderò nei sentieri di giustizia. Alleluia. Il tabernacolo aveva una porta, e quella porta era sai che una volta ho predicato intorno a cosa c'era. Oltre al gradino c'era anche un tappeto, e questo tappeto era pelle di delfino. Era un modo dove togliersi la polvere del mondo ed entrare in un luogo santo. Abbiamo bisogno di purificarci, di essere purificati. Non a caso, quando si entrava nel cortile, si entrava da una porta, e nell'Evangelo di Giovanni Gesù ha detto: io sono la porta. Alleluia. Alleluia. Gesù ha detto che nessuno può entrare da un'altra porta o da un'altra dottrina o da un'altra religione per essere salvati, ma abbiamo bisogno di entrare. Alleluia. Attraverso Gesù. Abbiamo bisogno di conoscere Gesù, abbiamo bisogno di seguire Gesù, abbiamo bisogno di adorare il Signore Gesù. Alleluia.
quando si entrava nel cortile c'era l'altare del sacrificio. Alleluia. Ed è vero che la Bibbia dice che l'ubbidienza vale più del sacrificio, ma in questo caso era portare al Signore i nostri peli, portare al Signore le nostre debolezze, portare al Signore le nostre angosce. Non a caso Gesù ha detto: voi tutti che siete travagliati e aggravati, venite a me ed io vi alleggerirò, io vi darò riposo, io farò sì che il vostro peso non sia oltre quello che voi siete in grado di poter portare. E poi c'era la conca di rame dove il sacerdote si puliva le mani. Alleluia. Sapete, quando noi entriamo nella presenza del Signore, noi siamo purificati dal Signore. Entriamo dal mondo esterno. Ovviamente la differenza, a volte quando noi diciamo sto andando in chiesa, ovviamente è un modo che noi, come dire, convenzionale che noi usiamo, ma i banchi non sono la chiesa. Le mura non sono la Chiesa, l'amplificazione non è la Chiesa, noi siamo la Chiesa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tanto è vero che più avanti, come dire, dopo la conca di rame, che c'era una tenda, alleluia, il luogo santo. E nel luogo santo i sacerdoti, sapete, Dio ci ha fatto sacerdoti, dice la sua parola. Nel luogo santo loro innalzavano al Signore dei profumi. E sapete a cosa servivano quei profumi? Per nascondere l'odore della carne bruciata. Abbiamo bisogno di adorare il Signore e dire: Signore, a dispetto della mia natura carnale, io voglio adorarti. A dispetto delle circostanze, io voglio adorarti, Signore. A dispetto delle cose che sento che stanno accadendo da ogni parte della terra, Signore, io voglio adorarti, io voglio lodarti, perché, Signore, io voglio Shekinah. Io voglio che tu sei nella mia vita. Io voglio che tu sei in mezzo di noi. Signore, io voglio che la tua presenza sia in mezzo di noi. Sapete cosa accadeva nel deserto? Il popolo di Israele ogni mattina vedeva una nuvola sul tabernacolo, e quando si alzavano dalle loro tende dicevano: Shekinah, il Signore è con noi, il Signore non è andato lontano da noi, il Signore è colui che ci proteggerà ancora in questo giorno, il Signore è colui che provvederà alla manna per ognuno di noi, il Signore ancora oggi è la roccia del deserto, il Signore ancora oggi è il nostro Dio. Amen. Ecco perché Davide dice: entriamo nella sua presenza con gioia, con letizia, con entusiasmo. Alleluia. E se fino a qualche domenica fa avevamo le mascherine, oggi abbiamo un motivo in più per dire: Signore, posso adorarti con tutto il mio fiato, posso cantare a te con tutte le mie energie. Signore, io sono così come tu vuoi che io sia, un adoratore. Alleluia. Amen. Alleluia, Gesù. Thank you, Jesus. Lo scopo del tabernacolo era quello di permettere all'Eterno di incontrare il suo popolo. E sapete, alleluia, Gesù, nello scrivere queste parole, Davide dice: riconoscete che l'Eterno è Dio ed è Lui che ci ha fatti. È come dire: abbiamo bisogno di dipendere da Lui. Amen. Abbiamo bisogno di dimenticare le cose negative della nostra vita e continuare a dipendere da Lui. Alleluia. Abbiamo bisogno di mettere da parte le cose che magari possono affliggere il nostro carattere, essere a volte anche poco motivati. Alleluia. Ma dobbiamo riconoscere, dice, che noi siamo il suo popolo, noi siamo il gregge del suo pascolo. Sapete cosa vuol dire Davide?
Beh, se noi provassimo ad andare in un altro pascolo spirituale, non c'è erba, l'erba è secca, ma se noi andiamo nel pascolo del Signore, è il Signore che provvede l'erba per le sue pecore, è il Signore che provvede del cibo spirituale, e perché no, è il Signore che provvede la nostra salute fisica, la nostra salute spirituale, è Lui che ci aiuta a superare le difficoltà della vita, perché finché siamo in vita avremo difficoltà, ma con il Signore Lui ci aiuterà nelle difficoltà, ed è attraverso le difficoltà che noi vediamo la mano del Signore, è attraverso le difficoltà che noi diremmo: beh, da solo non ce l'avrei mai fatto, il Signore ha vinto per me, il Signore ha provveduto per me. Ecco perché noi, quando andiamo nella casa del Signore, dobbiamo andare con letizia. Quando noi siamo nella casa del Signore, dobbiamo entrare in questo luogo con entusiasmo, ma non per il luogo. Sapete cosa dice Giovanni capitolo 10? Riferisce le parole di Gesù. Gesù ha detto: perciò che dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo di loro. Non dice io sarò, io sono, come dire, io li sto aspettando. Dove due o tre sono riuniti in unità, io li benedirò, io parlerò i loro cuori, io proverò i loro bisogni, io ciberò i loro cuori e le loro vite. Alleluia, alleluia. E quando due o tre siamo riuniti nel nome di Gesù, Shekinah, Dio in mezzo di noi, per provvedere, per benedire, per custodire. Alleluia. Alleluia. Jesus. Grazie Dio, alleluia. Alleluia. Alleluia Gesù. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Non sempre abbiamo la forza di entrare con lode, vero? Amen. Amen. Alleluia. Non sempre le cose sono andate come avremmo voluto che andassero. Ma qui Davide vuole dire: è vero. Alleluia. Ovviamente riferendosi, ovviamente ancora suo figlio non c'era, Salomone, quindi il tempio non era stato costruito. Ma quello che Davide vuole dire: è vero. Se non hai abbastanza entusiasmo, ricordati che nel momento in cui tu, come dire, esci dal deserto ed entri nel cortile, ricordati che qui dentro c'è colui che ti conosce, c'è colui che conosce i tuoi bisogni, devi soltanto presentarli a lui e lui si prenderà cura. Devi, come dire, portare il tuo fardello e il tuo peso e lui ti aiuterà, lui ti purificherà. E quando tu andrai diciamo nel luogo santo, ricordati, è tempo di adorare il Signore, è tempo di dimenticare quello che tu hai lasciato fuori da questo recinto. Alleluia, è tempo che tu lo adori, è tempo che questa carne riconosca che tu sei figlio di Dio, è tempo che questa natura riconosca che tutti abbiamo bisogno di Dio, e se noi siamo figli di Dio è perché Dio ha voluto così. Alleluia, è perché Lui ci ha cercati, ci ha trovati e ci ha salvati. Alleluia. Amen. E sapete, nessuno può salvare se non ama. Amen. 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 Quando Davide, alla fine di questo salmo, dice: la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. I nostri bambini hanno bisogno di Dio. Amen. Non mi fraintendete. Non mi fraintendete. C'è tempo per ogni cosa. Amen. Beh, bambini hanno bisogno anche di ascoltare la parola di Dio. Amen. L'hanno fatti i figli di molti, l'hanno fatti i miei figli, possono fare tutti gli altri figli. Amen. Alleluia. Davide dice che la sua benignità e la sua fedeltà è per ogni generazione. Alleluia. E poi una delle cose che non poteva, non doveva mancare nel tabernacolo, era l'arca. Lascia che ti dico una cosa: questo luogo
E noi, senza Dio, noi non saremmo la Chiesa. Amen. Amen. La presenza di Dio si manifesta quando i figli di Dio lo adorano. Alleluia. Un popolo che non adora non può essere benedetto da Dio. Amen. Alleluia. Un popolo che si riunisca o che si riunisce e parla di quanti agnelli sono nati, come va il lavoro, quale scarpa ti sei comprata o comprato, che cosa hai fatto, quello non è un popolo che è venuto per adorare il Signore. Ma Davide dice: è tempo di mettere da parte le cose private della nostra vita, è tempo di andare nella casa del Signore con grida di gioia. E poi voi sorelle, lasciatevi dico, voi sapete gridare bene, eh? Sì. Quando avete strillato i vostri bambini, no, sorella Nanda, tu sai gridare bene? Grida bene, vero? Quando le mamme strillano i figli e quando le mogli strillano i mariti, sanno gridare bene. Non so se Davide stava parlando con le donne, non lo so, ma quello che stavo dicendo, beh, andate nella casa del Signore con grida, alleluia, strillate. A volte nel dire alleluia qualcuno ha difficoltà, dice, a tirare fuori il fiato, alleluia. Ma Davide ci incoraggia, alleluia, in un certo senso ci spinge con tutte le sue mani, le sue forze, e ci sta dicendo: beh, da oggi in poi, quando entri nella casa del Signore, non entrare in silenzio. Ringrazia il Signore per il privilegio, alleluia, di essere nella casa. Alleluia. Ringrazio il Signore per essere insieme alle tue sorelle, ai tuoi fratelli. Ringrazio il Signore perché Lui è il Salvatore. Ringrazio il Signore perché Lui è il buon pastore. Alleluia, alleluia. Solo il buon pastore può proteggere le pecore. Solo il buon pastore porta le pecore dove l'erba è verdeggiante. Solo il buon pastore può fasciare le ferite delle pecore. Solo il buon pastore può lasciare le 99 pecore per prendere la pecora smarrita. Non l'abbandona lì, alleluia, ma prende la pecora smarrita. Alleluia. 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 Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Lodate al Signore. Amen. Celebratelo. Amen. Alleluia. Sapete cosa vuol dire celebratelo? Eh? Come se fosse l'anniversario. Ricordatelo. Amen. Alleluia. Ricordatevi delle cose che il Signore ha fatto. Ricordatevi del giorno che voi avete invocato il nome del Signore e avete sentito un'emozione speciale, particolare nella vostra vita. Alleluia. Ricordatevi del giorno in cui il Signore ha risposto alla tua preghiera. Ricordati del giorno in cui tu sei entrato nella presenza del Signore con una lacrima e sei uscito con un cantico di gioia. Ricordatevi, oh, ricordati del miracolo che Dio ha fatto nella tua vita. Alleluia, celebrate il Signore. Quando entrate nella casa del Signore, ricordatevi che Lui è buono e che solo Dio è buono. Alleluia. 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 Salmo 34 dice: gustate quando l'Eterno è buono. Ed è, dice poi, benedetto colui che confida nel nome del Signore. Noi non possiamo confidare nella Chiesa, non possiamo confidare in noi stessi, non possiamo confidare nei nostri genitori o nei nostri figli, ma dobbiamo confidare nel Signore, perché Lui è Shekinah, Lui è in mezzo di noi per benedirci, per guarirci, per provvedere ai nostri bisogni. Quando c'è la presenza di Dio c'è perdono. Amen. Quando c'è la presenza di Dio c'è salvezza. Alleluia. 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 E quando c'è la presenza di Dio c'è gioia. Alleluia. Se tu non loderai il Signore, andrai a casa più vuoto, più vuota di come sei arrivato in chiesa. E se io non loderò il Signore, sicuramente qualcun altro lo farà. E quindi è ben per me che io celebro il nome del Signore, che io gioisca nel nome del Signore, che io innalzi dei sacrifici.
sacrifici e dei profumi soavi. Alleluia. Gesù ha detto che dove due o tre siano riuniti in ogni luogo, non so cosa dice a voi, non è il luogo che fa la differenza. Il Tempio di Salomone è stato una delle infrastrutture più grandi, più gloriose, più lussuose della faccia della terra. I migliori legni pregiati, o addirittura le tende erano cucite con il filo d'oro. C'era oro dappertutto. E quando tutto era bello, ovviamente Salomone fino a quel giorno non aveva mai sperimentato la presenza del Signore. Nonostante avesse avuto Davide, fu anche colui che uccise Golia, quindi lui poteva dire: io sono il figlio di Davide, papà mio da ragazzello, da bischialletto, ha ucciso Golia, aveva prima ucciso anche il leone, padre, era un uomo forte, un uomo audace. Ma in ogni caso, nonostante l'esperienza di suo padre, non aveva mai avuto un'esperienza con Dio. Entrò in quel luogo che era un luogo freddo, ricco ma freddo. Ma poi qualcosa cambiò quando l'arca del Signore fu portata in quel luogo. Alleluia. I musicisti iniziarono a suonare. Alleluia. Qualcuno cominciò ad adorare. L'arca fu messa, alleluia, in quel luogo meraviglioso. E dice la parola di Dio che cosa fece Salomone? Cominciò ad esprimere, ad esclamare, dicendo: non avrei mai immaginato che il Signore che è in cielo e in terra avrebbe riempito così potentemente questo luogo. Lui ha voluto dire: non avevo mai toccato Dio con mano, non avevo mai avuto un'esperienza con Dio, perché Dio Shekinah aveva, come dire, aveva preso il controllo di quel luogo. La sua presenza, alleluia, era nel santuario, la sua presenza era lì per dire: io non ti ho abbandonato, io mi sono ricordato delle promesse, io non ti lascerò, alleluia, alleluia, non ti abbandonerò. Amen. Alleluia. Alleluia. Dove c'è Dio c'è benedizione. Dove c'è Dio c'è protezione. Dove c'è Dio abbiamo un modo, o di dire, una motivazione in più per lodare il suo nome, per lodarlo. Dove c'è Dio c'è qualcosa che avviene di meraviglioso nella nostra vita. Dove c'è Dio c'è entusiasmo. Alleluia. Anche se a volte non sembra. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Dovremmo imparare dal Salmo 100. Grida di gioia. Alleluia. Ovviamente non mi faccio fare il provino, perché se voi sorelle doveste gridare tutti in condominio scappi: che è successo? Il terremoto, la guerra? Ma sta parlando di grida di gioia, non grida di spavento. Amen. Quello che a volte io ho pensato a me stesso: se tutti quanti gridassimo per lodare il Signore, così come quando gridiamo contro qualcuno che ci ha fatto arrabbiare, lasciate che vi dica, non sto parlando di strillare, sto parlando di lodare Dio ad alta voce. Il rimanere in silenzio è qualcosa che io faccio quando i miei capi parlano e io dico: tu parli e tu ti senti, e non vedo l'ora che la riunione finisce per dire clic e spegnere tutto. Alleluia. La mia opinione potrebbe essere diversa dalla vostra, ma in relazione alla parola di Dio non c'è la mia opinione, non c'è la tua opinione, non c'è il mio stato d'animo, non c'è il tuo stato d'animo. Dobbiamo celebrare il Signore. Alleluia. Dobbiamo fare un rumore di gioia al Signore,
dobbiamo avere lo stesso entusiasmo che ha avuto Salomone, alleluia, quando gli disse: non pensavo che la presenza di Dio fosse così forte in questo luogo. Sapete cosa cominciò a fare? Qualcosa che non aveva mai fatto prima. Suo padre lo aveva fatto e lui non l'aveva mai fatto prima. Cominciò a danzare nella presenza del Signore, si alzò e cominciò a lodare il Signore, a celebrare il nome del Signore e riconoscere Shekinah, alleluia, Dio è in mezzo di noi. Quello che lui cominciò a sperimentare nella sua vita, alleluia, alleluia, alleluia. Voglio concludere in merito alla nuvola che copriva il tabernacolo del Vecchio Testamento. Sapete, quello era un segno che Dio vuole dare al popolo di Israele per dire: io sono con voi. Amen. Non temete. Oggi noi non siamo nella dispensazione della legge, ma siamo nella dispensazione della grazia. Non abbiamo bisogno di avere o di vedere una nuvola particolare sopra casa nostra. Ma Dio ci ha dato il suo Santo Spirito. E stamattina voglio dire qualcosa a chi non ha ancora ricevuto lo Spirito di Dio. Hai bisogno di ricevere lo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Non è un opzionale. Amen. Non è il luogo che ci fa diventare santi. Amen. Alleluia. Ma è lo Spirito di Dio che ci aiuta a diventare santi. Santi non vuol dire perfetti, Vuol dire essere santificati, vuol dire essere purificati. Ma tutti abbiamo bisogno di ricevere il dono dello Spirito Santo. Amen. E mentre ai giorni del tabernacolo avevano bisogno di vedere la nuvola, alleluia, oggi noi sappiamo cosa vuol dire parlare in altra lingua. Quella è un'evidenza, alleluia, quella è una manifestazione divina, soprannaturale, perché lasciate che vi dica, alleluia, quella nuvola non era la nuvola a caso, alleluia, ma era un'evidenza soprannaturale. Amen. Quella nuvola si distingueva dagli altri, così come la manna che scendeva dal cielo, così come la roccia che camminava insieme al popolo di Israele. È impossibile umanamente parlando. Amen. Ma chiesa, c'è qualcosa che Dio non può fare? Alleluia. C'è qualcosa che può impedire la mano di Dio? Alleluia. E voglio dire a noi, c'è qualcosa che ci lega a non lodare il Signore? Alleluia. Alleluia. C'è qualcosa che ci impedisce a non adorare il nome del Signore? Alleluia. Non rimanete in silenzio. Alleluia. Alleluia. Se voi non lodate Dio insieme a me, alleluia, se noi non lodiamo Dio insieme, non abbiamo entusiasmo insieme, c'è qualcosa che abbiamo bisogno di raddrizzare, chiesa. Alleluia. Se tu non lodi il Signore insieme a me, mi dispiace per te, ma io continuerò a lodare il Signore. Se tu sei in brutte acque, beh, parlane con Dio. Se tu ti trovi in una situazione difficile, beh, parlane con Dio, alleluia. Ma se noi non adoriamo il Signore, alleluia, non celebriamo il Signore, questo salmo non lo potrai raccontare alla tua vita, non potrai celebrare questo salmo alla tua vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Thank you, Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Una chiesa che non adora è un club. Alleluia. È una comunità. Alleluia. Noi ci riuniamo per lodare il Signore. Amen. Se dobbiamo riunirci per stare in silenzio, vi assicuro, io domenica prossima loderò il Signore a casa mia. Alleluia. Quando siamo due, io e mia moglie. Ma non è questo lo scopo. Amen. Lo scopo è che tutti insieme lodiamo il Signore. Amen. Lo scopo è che tutti insieme, se volete, possiamo adorare il Signore insieme. Alleluia. Lo scopo è che tutti insieme possiamo manifestare il nostro entusiasmo. Amen. Lo scopo è che tutti insieme possiamo dire: beh, il Signore
voglio sentirlo nella mia vita, voglio toccare con la mia adorazione la sua presenza, perché voglio ricevere dal Signore quello che Lui ha per me. Alleluia, 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 alleluia. Potete stare in piedi se volete. Alleluia. Non so voi, ma io vorrei vedere servizi infuocati, servizi. Sapete, una delle ragioni, perché molte volte ho fatto questo cenno, una delle ragioni perché a volte forse sarebbe meglio subito dopo la preghiera iniziare il servizio, perché a volte rischiamo di distrarci così tanto. E quando cantiamo il primo cantico, chi va a destra e chi va a sinistra. Sai, il pastore non ha sempre torto, a volte c'è anche ragione. Cominciamo a parlare di tutto e di più. Quando entriamo nella casa del Signore, a me non importa che gonna ti sei comprata o che vestito ti sei comprato. Io sono interessato a sentire qualcuno che loda il Signore insieme a me. E se io non, se qualcuno non ha voglia di pregare, beh, in quel caso rimane in silenzio. Non sono interessato a quanto hai speso o dove andrai domani. Alleluia! Ma nella casa del Signore noi trascorriamo un'ora e mezza, due ore, ma almeno lodiamo il Signore. Se non lo loderò in chiesa, domani non lo farò. Non lo farò neanche dopo domani, probabilmente. Ma quando siamo nella casa del Signore, dobbiamo lodare il Signore. Alleluia! Dobbiamo predicare insieme alla parola, perché chi ci predica la parola di Dio non è una persona perfetta, ma dobbiamo tutti insieme condividere la parola. Amen. Voglio rileggere. Mandate grida di gioia, date grida di gioia, voi abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia. Oggi molti ragazzi si chiamano Letizia, non con letizia, ma con gioia. Sapete, la gioia la posso esprimere con un sorriso, ma la letizia viene espressa con un gesto. Oh, hai raggiunto il budget del mese, wow, questa è letizia. Poi le tasse vengono da me. Alleluia! Persone che si sono laureate, le vedi che escono dall'università con gioia. E ce l'ho fatta! Alla faccia del docente che mi voleva bocciare. Ce l'ho fatta! Amen! Alleluia! Alleluia! Questa è Letizia. Alleluia! Manifestare gioia con enfasi. Ed è quello che dice Davide. La nostra, noi dobbiamo servire l'Eterno con enfasi. Alleluia. Altrimenti rischiamo di essere formali. E io, quando ero un cattolico, ero formale. Mi facevo il segno della croce perché i miei genitori si facevano il segno della croce. E perché i miei nonni si facevano il segno della croce. E perché il papa, il padre, il prete si faceva il segno della croce. Ma lo facevamo soltanto seguendo, senza renderci conto di quello che stavamo facendo. Eravamo formali. La formalità non salva. Che silenzio. Questo oggi non è mercoledì, è domenica. Servite l'Eterno con letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Alleluia. Con canti di gioia. Fino a domenica scorsa avevamo le mascherine, ora le mascherine mi sa che non ce l'ha nessuno. E quindi facciamo vedere un sorriso, un cantico di gioia, un alleluia, alleluia. Non deve essere un monologo, altrimenti aver fatto l'attore. Alleluia. E quando noi applaudiamo, ovviamente applaudiamo al Signore. Riconoscete che l'Eterno è Dio. Amen. Ed è Lui che ci ha fatti e non da noi stessi.
Ringraziamo Dio per i nostri genitori, ma ringraziamo Dio perché Lui ci ha fatto nascere. Amen. Alleluia. Noi siamo suo popolo. Alleluia. Il gregge del suo pascolo. E sapete, i lupi proveranno ad entrare nel pascolo del Signore, ma il Signore dice che ha i suoi angeli accampati attorno a noi. Alleluia. Perché più grande è colui che è in noi che colui che è fuori dal pascolo. Alleluia, alleluia. Chi è fuori dal pascolo vorrebbe uccidere le pecore, ma Dio non glielo permetterà. Ecco perché dobbiamo avere entusiasmo, gioia, letizia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà, e ho finito, è per ogni generazione. Alleluia. È per ogni nazione, è per ogni popolo, per ogni tribù, per ogni quartiere, per ogni città. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché non lodiamo il nome del Signore? Perché non invochiamo il suo nome? Alleluia. Perché non lo adoriamo? Perché non alziamo il volume della nostra voce? Alleluia. Perché non diciamo che noi lo amiamo e che noi siamo grati a Lui? Alleluia, 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 tutti insieme, perché non lo chiamo il Signore? Alleluia, alleluia, alleluia.